insieme al centrocampista classe 1984 Matteo Morici dopo il pareggio interno con l'Astrea. Matteo, un pareggio immeritatissimo considerando la grande prestazione della squadra. È un punto che sicuramente non ci accontenta, anche se ottenuto contro una grande squadra. Sì, era uno scontro diretto per rimanere nelle posizioni, le prime posizioni della classifica. Vista la prestazione che abbiamo fatto oggi, sì, forse il pareggio ci va molto stretto. Abbiamo creato moltissime palle gol, un pizzico di sfortuna e anche l'arbitro che magari con qualche fuorigioco di troppo ci ha penalizzato, però rimane l'ottima prestazione. Certo, i tre punti forse oggi ce li meritavamo come poche altre partite abbiamo fatto fino adesso. Come hai detto te, probabilmente ci sono stati segnalati 2/3 fuorigioco che non c'erano. Comunque oggi il Cregas ha messo in campo forse una delle migliori prestazioni del 2018 e tu stai diventando un punto cardine della squadra e tra l'altro con qualche inserimento potevi anche andare in gol. Sì, oggi diciamo che il guardaline se l'ha azzeccati tutti, i fuorigiochi è stato molto bravo. Secondo me qualcosa era dubbio e forse l'azione del gol, del mio gol annullato, non so, vorrei rivedere le immagini, forse era netto, il passaggio di Jacopo era stato perfetto, quindi il fuorigioco credo non ci fosse. A prescindere da quello, sì, rimane l'ottima prestazione che stiamo facendo. Abbiamo dato seguito a quella che era la prestazione di Toffa, orgogliosa e tignosa, e dobbiamo continuare su questa strada perché alla fine se continuiamo così i risultati poi ce li andiamo a prendere, quindi lavorare come stiamo facendo. Poi ecco, poi in campo si vedono i risultati, credo nelle ultime due domeniche non ce n'è stata per nessuno, quindi va bene così, va bene. Le altre contendenti hanno vinto, però noi siamo sempre lì. Abbiamo detto più volte che da qui alla fine saranno tutte finali, a partire dalla prossima partita di domenica contro l'Atletico Vescovio che sta lottando per la salvezza. Sì, sì, è quello che ti ho detto prima. Noi dobbiamo continuare a lavorare così. Prima o poi si scontreranno anche le altre e qualcuno magari a qualche punto lo perderà. Noi se continuiamo a giocare con questa intensità, questa voglia, i tre punti arrivano domenica dopo domenica. Domenica ci aspetta una battaglia perché comunque loro sono una formazione che in casa vende cara la pelle e comunque stanno giocando per la salvezza, e quindi sappiamo che quando vai a giocare nei campi dove lottano per la salvezza è sempre dura, però noi dobbiamo ripartire da dove abbiamo finito oggi e continuare con le prestazioni che stiamo facendo. Grazie.